Ciao ragazzi, speriamo che state bene. Noi abbiamo trovato un bel posticino qui in Florida dove faremo un po' di campeggio e ne approfitteremo per fare un tour del nostro veicolo. Ma prima un bel sorso di caffè. Cin cin. Cin cin. Ciao a tutti, mi chiamo Aldo e vengo da Napoli. Ciao a tutti, sono Vera e vengo dalla Moldavia. Nel 2016 abbiamo venduto tutto, abbiamo convertito questa Toyota qui dietro nella nostra piccola casa su ruote e abbiamo iniziato a realizzare il nostro sogno di guidare attorno al mondo con la nostra auto. Finora abbiamo viaggiato ininterrottamente per 5 continenti e 50 paesi e questo è quello che abbiamo fatto. Prima di iniziare il nostro tour volevamo spiegarvi brevemente perché abbiamo scelto il nostro veicolo invece di classico furgone o camper. Stiamo guidando il mondo via terra. Avevamo intenzione di andare in luoghi remoti e uscire fuori da lì. Sapevamo che avremmo fatto tanto fuori strada e saremmo stati in luoghi dove le strade non ci sono affatto. Ed è per questo che avevamo bisogno di un robusto veicolo 4x4. Sapevamo che avremmo dovuto spedire il nostro veicolo tra continenti, sui mari e oceani. Quindi il modo più sicuro di fare questo è dentro un container su una nave mercantile. Quindi ci serviva un veicolo che entrasse dentro un container. Viaggiamo in economia ed abbiamo un budget limitato, quindi ci serviva un veicolo robusto, un motore diesel economico con pezzi di ricambio facilmente reperibili un po' in tutto il mondo. E dopo aver fatto le nostre ricerche abbiamo visto che la Toyota Land Cruiser è tra uno dei migliori veicoli per un viaggio del genere e siamo contenti di aver fatto la scelta giusta perché fino ad ora il nostro Totò non ci ha mai fatto dispiacere. Quindi prima di scegliere il veicolo, un furgone, un camper van, bisogna capire quali sono le priorità e che luoghi si vogliono visitare. Per quasi 4 anni abbiamo vissuto e viaggiato nella nostra super auto che abbiamo chiamato Totò e adesso andremo a fare un tour completo per farvi vedere com'è fatta la nostra auto. Andiamo a dare un'occhiata. Andiamo. Il nostro Totò è una Toyota Land Cruiser KDJ 120. Conosciuta anche come Toyota Land Cruiser Prado, è dell'anno 2005 ed è stata costruita in Inghilterra, quindi ha il volante al lato destro. Io e Vera vivevamo lì in Inghilterra, vicino a Manchester, prima di partire per questo viaggio. Molte persone ci hanno chiesto se fosse un problema avere il volante dall'altro lato, specialmente quando si guida in paesi dove il volante è sul lato sinistro, ma in realtà basta semplicemente abituarsi. Questo è il nostro vano motore. 3 litri turbo diesel intercooler, 4 cilindri in linea, trasmissione automatica e trazione integrale 4x4 permanente. Abbiamo comprato il nostro Totò di seconda mano con 130.000 km e adesso abbiamo superato i 300.000. Ma quello che vedete qui è così come il veicolo uscì dal concessionario. Circa il 95% dei pezzi di questa macchina sono ancora originali. Qui abbiamo due batterie.
Ogni batteria è di 70 A, l'impianto elettrico è a 12 V e lì abbiamo un filo negativo e positivo che va direttamente nell'abitacolo dove troviamo una batteria dei servizi di 110 A. Le tre batterie sono collegate in parallelo, ma abbiamo uno staccabatterie e una chiave all'interno che separa la batteria dei servizi da queste qui. Inizialmente pensammo di dover installare un pannellino solare, ma fino ad ora non ce n'è stato bisogno e l'alternatore originale fa un lavoro eccellente nel mantenere le batterie sempre cariche. Qui davanti ho installato un sistema dedicato per il raffreddamento dell'olio della trasmissione automatica e un piccolo radiatore. Il sistema originale aveva i due radiatori affiancati l'uno con l'altro, con quello dell'acqua e il refrigerante. Ora, l'idea che acqua si potesse mescolare con l'olio non era molto allettante. Separando i due impianti abbiamo cercato di evitare questo problema. Questo è inoltre un consiglio che mi ha dato un meccanico esperto di Land Cruiser. Lì in alto a destra, nell'angolo quasi vicino alla superficie del cofano, ci sono i respiratori, alle quali ho fatto un'estensione, quindi prolungandoli dal differenziale della trasmissione in modo che siano più in alto. Ponendo queste valvole di sfiato lì in alto si evitano potenziali problemi nel momento in cui si vanno ad attraversare fiumi o specchi d'acqua, evitando che l'acqua entri dentro la trasmissione o il differenziale mischiandosi con l'olio. Restando nel tema di attraversamento fiumi o specchi d'acqua, ecco che iniziamo a parlare adesso del nostro snorkel o boccaio. Sul veicolo originale la presa d'aria si trovava poco sopra la ruota anteriore destra, invece adesso l'abbiamo spostata qui. Immaginiamo l'aria, il calore, la sporcizia che si va a generare vicino ad una ruota piuttosto che qui in alto, quindi non soltanto per attraversare fiumi e specchi d'acqua, ma questa è una modifica importante anche per dare al motore aria più fresca e più pulita che viene respirata da qui su. Ed ecco che ora entra in funzione anche questo cappellino qui sopra rotondo, che si chiama prefiltro. Qui sotto ci sono delle palette e all'interno c'è un imbuto rovesciato. Quando il motore si succhia l'aria dentro, si genera un movimento Venturi che spinge all'esterno e in basso tutte le particelle più pesanti di sabbia e di terra, e quindi soltanto l'aria più pulita va all'interno e ultimamente passa per il filtro aria e raggiunge il motore. Installare uno snorkel non è difficile, solo che si richiedono un po' di conoscenze basiche, perché bisogna fare un buco più o meno così grande sulla carrozzeria del veicolo. Qui dietro, all'interno del nostro paraurti anteriore, si trova il nostro argano verniciello di recupero. È un rino da 6 tonnellate ed è installato su una piastra di acciaio connessa direttamente nel telaio del veicolo. Abbiamo optato per una soluzione nascosta, quindi mantenendo l'aspetto originale del veicolo, per evitare di attirare troppa attenzione. E inoltre in alcuni paesi è vietato l'installazione di un paraurti diverso da quello originale o delle barre qui all'esterno. Fino ad ora non abbiamo mai avuto la necessità di utilizzare il nostro verniciello per autoricovero. Soltanto una volta abbiamo aiutato un ragazzo che si era impantanato nella sabbia su una spiaggia in Malesia dove era andato con la sua berlina. Qui sotto si trovano delle piastre paramotore. Sono state fatte su misura e sono di alluminio, spesse 8 mm. Partono da qui e arrivano fino a dove è il serbatoio del carburante, coprendo circa 2/3 del veicolo qui in basso. Le nostre sospensioni sono circa 4-5 cm più alte rispetto a quelle standard ed anche le molle sono più robuste per poter sostenere circa i 500 kg aggiunti che abbiamo messo sul nostro veicolo. Sono le Iron Man 4x4 Foam Cell, sospensioni che sono costruite in Australia. Siamo molto contenti di questo acquisto. Le abbiamo installate nel 2016, abbiamo percorso più o meno 170.000 km e sono ancora rigide e resistenti. Le strade che abbiamo fatto includono Russia, Siberia, Australia, Sud America, la strada della morte in Bolivia, la Transamazzonica in Brasile e più recentemente la Dempster che ci ha portato fin su all'Oceano Artico. Un altro acquisto del quale siamo molto fieri sono le nostre ruote, Cooper Tires, le Cooper. Per il nostro primo treno di gomme abbiamo utilizzato le Cooper Discoverer STT Pro. Sono classificate come ruote da fuoristrada professionale e ci sono durate per più di 3 anni e abbiamo coperto più di 130.000 km. Abbiamo sostenuto soltanto 2 bocature e abbiamo affrontato alcuni tra i terreni più difficili di tutto il nostro viaggio, da meno 18 in Siberia e in Russia fino a 50 gradi nei deserti australiani.
Questo è il nostro secondo treno di gomme, sono delle ruote all-terrain, le Cooper Discoverer AT34S. Sono ruote da neve e le abbiamo installate l'anno scorso. Le abbiamo utilizzate per raggiungere l'Oceano Artico in Canada lo scorso inverno, dove abbiamo affrontato una strada sterrata andata e ritorno di circa 2000 km. E inoltre, fino ad ora sono le ruote con le quali siamo stati sulla temperatura più fredda di questo viaggio, meno 26 gradi in Canada. Non ci possiamo davvero lamentare, contentissimi per le Cooper. Questo qui su è il nostro portapacchi, è stato costruito su misura ed è fatto di alluminio anodizzato. Si attacca direttamente sulle barre originali del veicolo e ci è costato una frazione rispetto a un portapacchi di marca. E lì sopra da 4 anni fa il suo lavoro e non ha mostrato un punto di ruggine. Tutto attorno al portapacchi ho installato le nostre luci LED. Abbiamo in totale una potenza di 420 watt, 240 watt davanti, 6 da 18 watt al centro e 2 da 36 watt al retro. Ogni LED ha il filo dedicato con il proprio relè e un interruttore a parte. Ho preferito evitare di fare un buco sul tetto perché non si sa mai e tutti i fili sono qui dentro arrotolati e passano al lato della porta del passeggero. Lì in alto a sinistra si trova una piccola tanica da 10 litri per il carburante. Ci consente di avere un'autonomia maggiore e coprire un 100-120 km in più. Quindi assieme alla tanica originale da 90 litri possiamo fare fino a 1200 km. C'è scritto water only, significa solo acqua, ed è usata come deterrente questa cosa per evitare che qualcuno ce la possa rubare. Ma anche perché in alcuni paesi è vietato avere taniche di combustibile sul portapacchi. Quindi in questo modo, avendo la tanica vuota e dicendo che è soltanto per acqua, si evitano di avere problemi. Quel grosso blocco nero che vedete lì sul portapacchi, molti pensano sia una di quelle tende da campeggio pieghevoli, ma in realtà si chiama keeper ed è un borsone dove mettiamo le nostre cose dentro. È fatto negli Stati Uniti e ha una cerniera che lo fa chiudere ermeticamente tutto attorno e quindi resistente alle intemperie, pioggia, acqua, eccetera. Noi lo utilizziamo come soluzione di stivaggio per tutte le cose di cui non abbiamo bisogno, come per esempio i vestiti invernali e il sacco a pelo durante l'estate. Abbiamo inoltre alcuni cavalletti per sollevare la macchina e delle cose che non hanno realmente tanto valore in quanto non vogliamo lasciare cose costose lì su alla portata di tutti. Infine, sempre sul portapacchi, qui davanti, queste due piastre blu sono delle pedane da ricovero. Nel caso in cui ci si dovesse trovare impantanati in sabbia o fango e non si può usare l'argon elettrico, queste due pedane vengono posizionate sotto le ruote e si può uscire fuori facilmente cercando di fare un autoricovero. Qui ho installato una piccola videocamera posteriore ad infrarossi che ci permette di vedere quello che sta succedendo dietro. Adesso parlo anche io un poco. Tutto questo è nostra attrezzatura di campeggio, è tutta pieghevole e si infila sotto il nostro letto. Questo è il nostro tendalino, è completamente pieghevole e facile da montare. È lungo 3 metri e largo 2 metri, ma una volta piegato va in un piccolo sacchettino rosso. Queste sono le nostre sedie e tavolo di campeggio. Le sedie sono molto comode e il tavolo può accomodare da 4 a 6 persone. Questa è la nostra piccola tenda pop-up. È completamente pieghevole. Si può usare come spogliatoio per farsi una doccia o se proprio deve andare come un piccolo bagnetto. Questo qui giù si chiama Bogen Bag, un piccolo gabinetto portatile. Ha un buco al centro e nei momenti di bisogno basta usare uno di questi busti completamente biodegradabili fatti di mais. Qui su abbiamo una tasca con delle salvettine bagnate. E qui giù abbiamo un gel antisettico per disinfettare le mani. E mentre facciamo le nostre cose possiamo goderci una bella vista dalla finestrina. Questo è il nostro letto. È lungo 1,80 m per 1,20 m. Abbiamo rimosso tutti i sedili posteriori e costruito un telaio in legno. Tra la base del letto e il materasso abbiamo un tappetino grigio che crea una piccola camera d'aria per evitare che si formino muffe a causa del contrasto caldo, freddo e umidità. Può sembrare uno spazio piccolo, ma alcune mattine non riusciamo proprio ad alzarsi, talmente si sta bene. All'ombra con un po' di venticello fresco, specialmente poi, si può godere di una bella vista.
Quando lo spazio è poco, bisogna utilizzare ogni singolo centimetro. Questi tendini appesi sono stati cuciti da mia mamma e utilizziamo questi taschi per mettere dentro le nostre cose. Amore, che stai preparando? Sto mescolando l'impasto del pane. E mentre parliamo di pane e di cose da mangiare, sembra opportuno mostrarvi la nostra attrezzatura per cucinare. Iniziamo dal nostro piccolo fornetto, questa cassa metallica qui sopra. È un forno Coleman pieghevole, un recente acquisto che abbiamo comprato circa un anno fa. Questo fornetto ci ha reso molto felici perché abbiamo iniziato a cucinare cose che prima non potevamo fare. Per esempio il pane. Immaginate di essere in un deserto, fare un campeggio selvaggio e riuscire a cucinare un bel pezzo di pane fresco fatto in casa. Non c'è niente che può sorpassarlo. Questo fornetto ci ha praticamente salvato quando eravamo in Alaska. Cucinavamo un pezzo di pane un giorno sì, un giorno no. Pescavamo il nostro salmone, abbiamo fatto il nostro caviale e poter mangiare una bellissima bruschetta calda appena sfornata con del caviale sopra è qualcosa di inimmaginabile. Questo è un cucinino da campeggio portatile ad una fiamma. Qui dentro ci va una cartuccia di gas che è facilmente reperibile e lo usiamo per cucinare cose veloci come una frittatina, un uovo, della pancetta, qualcosa di semplice e rapido. È piccolino e semplice da usare e quando non lo utilizziamo è dentro una piccola valigetta nera che si trova sotto il nostro letto. Questo è il nostro cucinino pieghevole da campeggio Coleman. Ha due bruciatori ed è a doppia alimentazione. Può funzionare sia con benzina super o benzina bianca, quella dedicata per questo tipo di cucinini. La differenza principale tra questo e l'altro cucinino è l'autonomia. Con questo serbatoio da un litro di combustibile possiamo cucinare fino a 6 ore ed inoltre, comparata ad un cucinino a gas, avendo benzina quando si cucina ad altitudini superiori di 4000 metri è più facile perché con la carenza di ossigeno comunque si ottiene una fiamma buona per poter cucinare. Questo è il nostro cucinino principale, lo utilizziamo per realizzare piatti un po' più complessi. Che dire, io sono italiano, quindi la prima cosa che mi viene in mente è un bel piatto di pasta. Da un lato abbiamo la pentola con l'acqua che bolle e dall'altro lato facciamo la salsa. Ma inoltre possiamo utilizzarlo per fare delle zuppe e degli stufati, quindi dei piatti che hanno bisogno di cotture un po' più prolungate. E inoltre, come avete visto prima, il forno è posto qui sopra, su questa griglia, quindi funziona anche come da alimentazione per il nostro fornetto pieghevole. Parliamo adesso del nostro Jet Boil. Questo modello in particolare si chiama Jet Boil Minimo. È un piccolo bollitore portatile che ha la peculiarità di poter bollire un litro d'acqua in meno di 2 minuti. È uno dei migliori gadget per cucinare che abbiamo e lo portiamo con noi fin dall'inizio del nostro viaggio. Lo usiamo praticamente ogni giorno per fare il caffè. Sì, è vero, dovrei usare da buon napoletano la classica macchinetta, però noi ci adattiamo e usiamo una caffettiera francese, che è praticamente un filtro che va spinto in basso e il caffè resta sotto. E comunque il risultato è eccellente. Oltre a fare il caffè, questo bollitore è anche un piccolo sistema di cottura personale e ci ha salvato tante volte quando a causa della pioggia o del freddo non potevamo cucinare con i nostri cuscini pieghevoli che sono considerabilmente più grandi. Lo abbiamo portato ovunque, specialmente quando andiamo a fare trek giornalieri, lo mettiamo nello zainetto ed è con noi. È stato utilissimo quando siamo andati a fare il trek dell'Everest campo base, quindi come noi anche lui ha visto la vetta dell'Everest. È un gadget da avere al 100% per i backpackers, quindi chi viaggia con zaino in spalla o ciclisti, perché è molto piccolo, è veramente ben costruito e tutto può entrare dentro a questa tazza qui sopra, quindi si smonta, si abita e davvero occupa pochissimo spazio nello zainetto. Su questo lato abbiamo installato un piccolo tavolino retraibile. Basta tirarlo fuori dal suo inserto, attaccare questa base di acciaio inossidabile con questi piedi ed è molto solido ed è una sicura base di appoggio. Lo usiamo per cucinare quotidianamente e spesso e volentieri anche come un tavolino per mangiare o per fare colazione, specialmente quando non abbiamo né tempo o lo spazio per poter tirar fuori le nostre sedie, tavolo e tendino da campeggio. Tutta l'aria sotto al nostro letto la usiamo come una piccola stiva dove abbiamo alcune delle nostre cose, come ad esempio questo secchiello pieghevole, la borsetta del pronto soccorso che comunque è sempre a portata di mano, oppure una piccola amaca che fa sempre piacere avere e con l'opportunità giusta si può installare e stare un po' più freschi. Sempre sotto al letto abbiamo anche dei box di plastica rigida blu dove conserviamo altre cose come ad esempio la mia cassetta per gli attrezzi, la ferramenta, alcuni pezzi di cambio e anche dove abbiamo le nostre provviste alimenti a lunga conservazione come ad esempio olio, pasta, cibo in scatola.
scatola, cose che non hanno bisogno del frigorifero del quale vi parleremo tra poco peraltro. Con una spesa fatta bene con questi spazi di frigo possiamo avere provviste fino a 3 settimane. I nostri dispositivi elettronici e apparecchiature fotografiche un po' le abbiamo sul letto, altre sotto il letto. Cerchiamo comunque di avere sempre la macchina fotografica a portata di mano perché non si sa mai l'occasione per una bella foto quando possa capitare. Comunque non abbiamo apparecchiature fotografiche professionali, la nostra macchina fotografica è una Canon di 8 anni e il nostro drone è un DJI Phantom 3 Standard che non è neanche più in produzione. Certo ci piacerebbe avere qualcosa un po' più di professionale, ma per il momento dobbiamo accontentarci. E come dicono i fotografi, la migliore macchina fotografica è la tua macchina fotografica. La passione per la fotografia è nata con questo viaggio. Il drone per esempio non l'avevamo, l'abbiamo comprato nel 2017 quando eravamo in Australia. E anche le nostre tecniche sono migliorate rispetto all'inizio, quindi facendo pratica, scattando tante foto, parlando con amici fotografi e anche vedendo qualche tutorial online. Dietro al sedile passeggero abbiamo il nostro piccolo frigorifero congelatore. Ha una capacità di 25 litri, può raggiungere la temperatura di meno 18 e consuma solo 4 ampere per ora. Ma realmente la cosa più bella di avere un frigo in auto è la possibilità di godersi una bevita ghiacciata in una giornata caldissima come questa. Salute! Questa è la nostra doccia. Questi sono i nostri serbatoi di acqua, 25 litri cada uno. Questo di sopra è acqua calda, quello di sotto è acqua fredda. La nostra doccia funziona con una pompa marina che si trova sotto il sedile di guida. Dentro il nostro serbatoio superiore c'è un elemento elettrico che riscalda circa 25 litri di acqua in 40 minuti. Oltre alle tendine con tasca, qui sul cielino abbiamo una rete elastica dove mettiamo vestiti leggeri, indumenti intimi, maglietti, pigiami. Invece qui, in questi borsi di tessuto, ci sono i nostri vestiti e quindi il nostro guardaroba. Durante il giorno, mentre guidiamo, queste borse, insieme con altre cose, sono sopra il nostro letto. Invece di sera, quando troviamo un campeggio e siamo pronti per dormire, spostiamo tutte le cose davanti, così liberando tutto lo spazio dietro disponibile. Attorno alle portiere posteriori abbiamo sagomato delle zanzariere. Con un sistema molto semplice vanno poggiate sulla porta aperta che poi viene chiusa, sigillando tutto il contorno utilizzando la guarnizione della porta. Una cosa che ci teniamo a mostrarvi sono queste cuciture qui sopra sulle zanzariere. Durante il corso degli anni, nell'aprire e chiudere le porte, queste zanzariere si sono rovinate, quindi Vera le ha cucite rinforzandole. Ora, tengo a precisare che qualsiasi cosa si rompe sul nostro Totò, noi cerchiamo sempre di ripararlo. Quanto può costare una zanzariera? Qualche euro a metro? E Vera ha trascorso giorni a cucirla. Il discorso è che cose come queste vanno a finire in una discarica, vengono gettate a mare ed è un grandissimo peccato. Quindi bisogna essere quanto più sostenibili possibile. Inoltre, per esempio, queste borse qui con questo tessuto bianco, anche qui Vera le ha cucite. Ha preso un pantalone vecchio e le ha riparate, così possiamo continuare a utilizzarle. Il nostro ventilatore si ruppe, lo aprì, misi di nuovo i fili assieme, un poco di nastro isolante e funziona ancora. I nostri box blu, dove mettiamo le nostre cose che tiriamo avanti e indietro, attorno ai manici si ruppe. Di nuovo, ho preso del nastro commerciale molto robusto, l'ho messo tutto attorno e li stiamo ancora utilizzando. È importante sapere che ognuno di noi può e deve fare dei piccoli passi per cercare di essere più sostenibile. La nostra casa non sono soltanto le mura che ci circondano, ma tutto il nostro pianeta. Colgo l'occasione per menzionare mia sorella Rossella. Lei gestisce il gruppo Facebook più grande d'Italia, Ogni Riccio Un Bio Capriccio, dove si parla di biocosmetica e metodi naturali per la bellezza e cura del proprio corpo. Sono molto orgoglioso di mia sorella perché lei è stata la prima della famiglia che sta lavorando ora nel settore della sostenibilità. E specialmente per le donne, date un'occhiata al suo sito e ai suoi blog per prendere qualche consiglio e spunto. Vi alleghiamo i link giù in basso in descrizione. Un'altra cosa della quale volevamo parlarvi è questo filtro gravitazionale. Ne abbiamo anche un altro un po' più piccolino e li abbiamo presi per quando visiteremo l'Africa. Apparentemente un filtro come questo ha la capacità di rendere potabile acqua che in effetti non lo sia, filtrando fino al 99,9% dei batteri. Poi se non si è sicuri l'acqua si può anche bollire. Ce ne sono alcuni che sono davvero piccoli, ma comunque questo non occupa tanto spazio, può essere usato anche in casi di emergenza.
Noi odiamo la plastica, specialmente quella monouso, cannucce, coperchietti, buste del supermercato e la classica bottiglietta d'acqua, e cerchiamo di limitarne l'uso quanto più possibile. Per la nostra acqua potabile utilizziamo normalmente delle bottiglie che compriamo al supermercato, anche quelle un po' più grandi, o delle taniche fino a 10 litri che si possono trovare anche lì. Utilizziamo queste bottiglie e contenitori per mesi o addirittura anni. Fu il caso di una tanica da 10 litri che comprammo in Australia, destinata ad essere monouso, che siamo riusciti a utilizzare per 2 anni. Le puliamo periodicamente aggiungendo del bicarbonato, e questa è una cosa che facciamo anche per i nostri serbatoi di acqua. A causa del modo in cui viaggiamo, abbiamo vissuto e viviamo in prima fila gli effetti dell'inquinamento. Molti di voi non sanno che nonostante si ponga la plastica nella raccolta differenziata, in effetti soltanto il 9% di quella plastica viene riciclato. Tutto il resto va comunque a finire nelle discariche e negli oceani. Inoltre, si calcola che in media un essere umano ingerisce 250 grammi di microplastica ogni anno. Benvenuti nel lato anteriore di Totò. Qui davanti abbiamo il parabrezza, che è il nostro televisore gigante a schermo piatto, dove ogni giorno lo spettacolo e il programma cambiano. Abbiamo degli spinotti USB per ricaricare i nostri telefonini elettronici, che ci consentono con un piccolo schermetto anche di monitorare il voltaggio delle batterie e quanti ampere vengono assorbiti. Il nostro Totò viene di serie anche con il tettuccio apribile, un grande bonus perché oltre ad avere la presa d'aria addizionale ci consente di poter filmare e scattare foto animali selvaggi in distanza senza spaventarli. Ma senza dubbio la cosa più bella e romantica di avere un tettuccio apribile è che la sera sdraiati nel letto prima di addormentarci possiamo aprirlo e guardare le stelle. Abbiamo preferito non comprare un inverter in quanto ci è stato detto questo possa danneggiare le batterie e i componenti di dispositivi elettronici come computer o le batterie dei drone, a meno che non si abbia un inverter molto costoso. Abbiamo quindi pensato, perché comprare un qualcosa che da 12 volt converte a 110-220 e poi lo riconverte a 17 o 20 volt, che è la carica necessaria per uno di questi dispositivi, quando si possono trovare invece caricabatterie appositi per ricaricare questo tipo di componenti che direttamente dal 12 volt vanno a 17 o 20. Una modifica molto importante che consigliamo a tutti, non soltanto ai viaggiatori ma a chiunque, è di installare sul parabrezza una di queste videocamere che registrano continuamente ciò che sta succedendo davanti. Quando si è uno straniero in terra straniera è difficile provare, specialmente in caso di incidente, di aver ragione. Inoltre abbiamo questa videocamera anche per sicurezza personale, in quanto a volte ci si incontra con polizia corrotta. Tutto attorno ai vetri anteriori abbiamo questi 3 parasole, che si attaccano facilmente con delle ventose, servono a riflettere il sole, ma anche a darti un pochino di isolamento termico per il caldo e per il freddo. Finiamo nel mostrarvi un altro dispositivo che crediamo sia molto importante, specialmente per un viaggio come il nostro. È un ricevitore trasmettitore satellitare che può aiutarti in caso di pericolo e per sicurezza. Nasce come dispositivo di soccorso in quanto si appoggia alla rete satellitare e non quella dei telefonini, quindi funziona anche quando non si ha copertura. Ha un pulsantino di SOS che invia un segnale ovunque si sia nel mondo e ovviamente saranno lanciati soccorsi. Con questi piccoli messaggi predefiniti possiamo informare i nostri contatti che stiamo bene, non c'è copertura di campo e qual è la nostra posizione, quindi latitudine e longitudine. Il nostro Totò ci è costato circa 8.000 euro e i lavori fatti da noi, le modifiche, un 4-5.000. Il nostro viaggio è autofinanziato, frutto di tanti anni di sacrificio e duro lavoro. Viviamo una vita molto semplice, ma felice. I costi che abbiamo sono una frazione rispetto a quelli che avevamo in Inghilterra. Quando si viaggia i costi principali sono trasporto, albergo e ristorante. Il nostro Totò provvede tutto questo. Sì, dipende in che paese siamo e quanto tempo ci restiamo, ma in media si parla di qualche centinaia di euro al mese per tutti e due. In Alaska, per esempio, siamo stati un mese e ci è costato poco più di 300 euro. Abbiamo pescato salmone, mangiato caviale, fatto il nostro pane, anche visto l'aurora boreale e camminato sui ghiacciai. C'è così tanto che si può fare in questo mondo ed è gratis, basta semplicemente cercare. Abbiamo capito che ciò di cui davvero abbiamo bisogno nella vita è molto poco. I soldi si possono fare, ma il tempo non tornerà mai indietro. Un viaggio così ci arricchisce dentro.
Speriamo che il tour della nostra casetta su quattro ruote motrici vi sia piaciuto. E se volete seguire un po' le nostre storie, guardare le nostre foto, ci trovate anche su Facebook e Instagram con Alveto Expedition. Alveto deriva dai nostri nomi, Aldo, Vera e Totò, la nostra superauto. Se avete delle domande o delle curiosità, scriveteci pure qua sotto. E se il video vi è piaciuto, metteteci pure un like e condividetelo, che senz'altro ci fa piacere. Grazie, ciao a tutti. Grazie ragazzi, ciao a tutti. Alla prossima.